I commenti che si leggono in rete sono pressoché concordi. Per giudicare se Patrizio Bianchi sia l'uomo giusto per governare la scuola, bisogna aspettare di vederlo all'opera. Vediamo come affronterà i problemi più immediati, dall'esame di Stato alla questione delle eventuali lezioni a giugno, e poi diremo la nostra, così affermano in tanti. E per la verità, questa è anche la posizione delle organizzazioni sindacali. Insomma, per il momento ampia apertura di credito, anche se qualcuno incomincia a dire che forse un esperto di economia dell'istruzione non è esattamente la soluzione giusta per governare la scuola italiana. Nessuna apertura di credito invece sembra esserci nei confronti di altri due ministri del governo Draghi. Renato Brunetta, a cui è stata affidata la pubblica amministrazione, e Maria Stella Gelmini, che dovrà occuparsi del tema delle autonomie. Quello preso maggiormente di mira è Renato Brunetta, perché molti ricordano le misure sul pubblico impiego a partire dalla decurtazione stipendiale sui primi 10 giorni di assenza per malattia e le norme in materia di visite fiscali. C'è anche chi sostiene che Brunetta non è all'altezza, ma è ovvio che in questo caso si tratta di una battuta volgare che non fa certamente onore a chi la pronuncia, soprattutto se si tratta di persone di scuola. Durissimo il giudizio della FLC-CGIL, anche se ovviamente espresso con ben altro linguaggio. Per il sindacato di Francesco Sinopoli, Brunetta è proprio il peggior ministro possibile. E non certo per un pregiudizio, dice la FLC, ma perché il bilancio delle politiche che ha messo in atto nel suo precedente mandato sta lì a dimostrarlo. Il peccato originale di Brunetta sarebbe tutto contenuto nella legge numero 15 del 2009, quella che aveva introdotto il principio secondo cui i contratti nazionali non possono modificare disposizioni di legge. Ma di Brunetta la FLC-CGIL ricorda anche, dicono, la campagna denigratoria verso i lavoratori della pubblica amministrazione, additati all'opinione pubblica come responsabili della inefficienza e della scarsa qualità dei servizi. Il fatto è che il ministro della pubblica amministrazione è proprio quello che, insieme con il ministro dell'economia, riveste un ruolo importante in materia di rinnovo dei contratti pubblici. E fra non molto il nodo dovrà essere affrontato seriamente. Riuscirà il governo Draghi a stanziare le risorse necessarie per adeguare gli stipendi dei docenti e di tutto il restante personale statale? In caso affermativo, Brunetta potrebbe anche arrivare indenne fino alla fine. In caso contrario, potrebbe invece essere il primo a finire sotto gli strali dei docenti e dei dipendenti pubblici. Il tema è caldo, caldissimo, perché ovviamente i sindacati intendono riprendere a parlare di contratto dei dipendenti pubblici nel più breve tempo possibile. Quindi noi continueremo ad occuparci dell'argomento, voi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi continueremo a darne conto come di consueto.